Sta tornando lentamente alla normalità la situazione nelle carceri italiane in subbuglio per le restrizioni imposte ai detenuti dal governo per quanto riguarda il contenimento del coronavirus. Tra tentativi di negoziazione e repressione delle rivolte, l'Abruzzo ha vissuto una situazione tutto sommato di tranquillità rispetto ai morti di Modena e ai pesanti tafferulli di Milano, solo per citarne alcuni. A Pescara c'è stato qualche disordine nel carcere di San Donato, così come nel penitenziario di Castrogno a Teramo. I detenuti lamentano le limitazioni imposte ai colloqui con i familiari nell'ambito dell'applicazione del decreto. Le prime avvisaglie dello stato di agitazione a Teramo sono state registrate venerdì nella sezione detenuti comuni con il rifiuto di rientrare nelle celle. Una protesta ripetuta ieri sera quando l'iniziativa dei reclusi, che attualmente sono 430 in luogo dei 250 previsti, è stata sentita anche a distanza con le suppellettili battute contro le inferriate delle celle. Nello stesso tempo, nel reparto di detenzione femminile, sono stati dati alle fiamme cartoni e un materasso. Si mona al suo interno tutti i boss, così come l'Aquila, e guarda caso in queste strutture non sta accadendo niente. Ce lo possiamo anche tranquillamente dire. Molto dipende dalla qualità culturale, soprattutto anche psicologiche della persona che viene sollecitata in questo momento. Io mi sento di contrappormi a quello che neanche qualche ora fa ha detto la Bernardini. Io porto rispetto per un capo carismatico come lo è Rita, però non posso assolutamente accettare l'idea che si possa soprassedere a questo tipo di situazioni. I detenuti la stanno strumentalizzando, non dico tutti, ripeto, non dico tutti, ci tengo a evidenziarlo, e nessuno mi può togliere dalla mente il fatto che ogni piccolo pretesto è buono per essere utilizzato a questi fini. Il Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà Personale, Mauro Palma, a Lanza ha espresso forte preoccupazione per le proteste sfociate talvolta in violenze inaccettabili e ha invocato misure straordinarie volte ad alleggerire le situazioni di sovraffollamento nelle carceri. Una soluzione è questa che trova disaccordo nell'opinione pubblica. Il SIULP parla di rivolte predeterminate, la UIL di situazioni inaccettabili, sebbene il tema del sovraffollamento sia, da tutti i punti di vista, ormai un argomento ineludibile. I numeri che hanno praticamente raggiunto i dati storici di qualche anno fa, quindi mandando a monte tutto quello che era stato il progetto di revisione penale, no? Che hanno attraverso la depenalizzazione ridotto il numero di presenze in carcere, si è ritornati a come si era prima, con lo svantaggio però di avere molto meno personale rispetto a prima e soprattutto un personale molto più anziano, un personale che ha superato di gran lunga 50 anni di età e che ovviamente non potrà mai più garantire se non dal punto di vista strettamente legato all'esperienza maturata sul campo, quel proficuo intervento che ci si aspetta in questi casi. E quindi mi sento di dire che il sistema finora portato avanti dall'amministrazione statale è semplicemente fallito. Mi dispiace doverlo ammettere, sono un uomo dello Stato, ma tutto ciò che è stato fatto in questi anni ha prodotto solo e soltanto disastri.